name is Eleni. Mi chiamo Eleni, sono un'infermiera presso l'unità di terapia intensiva dell'ospedale di Nicosia. Quando sono arrivata per la prima volta in questo reparto mi hanno parlato di Teleprometheus. Avevo un paziente che doveva fare un trattamento specifico, mi ci sono voluti 5-10 minuti per informarmi di quello che dovevo fare come infermiera grazie a questa piattaforma. Più di 400 operatori sanitari in due ospedali a Cipro e in Grecia utilizzano questo sistema di e-learning da 650.000 euro finanziato dal Fondo di Coesione Europeo. Teleprometheus fornisce materiale di formazione multimediale on demand per infermieri, psicologi e dottori che lavorano presso l'unità di terapia intensiva, ma è anche uno strumento utile per i professionisti all'estero. Possiamo ricevere informazioni da altri centri che non abbiamo mai avuto la possibilità di visitare o discutere di casi di pazienti con altri medici grazie a questo sistema. L'essenziale è abbattere le barriere e le distanze. Questa piattaforma interattiva presto funzionerà a pieno ritmo. Teleprometheus è dotato di due schermi, uno in terapia intensiva e un altro in corsia per le famiglie dei pazienti. Centinaia hanno già beneficiato del servizio. Le persone possono seguire i trattamenti dei loro cari dall'ospedale, ma anche da casa. Le informazioni sono in una lingua che è facile da capire per loro. Non vengono usati termini medici complicati. È molto facile per loro capire qual è il problema che ha colpito il loro parente. Teleprometheus è dunque sulla strada giusta.